Sampdoria in questo momento è una delle squadre che praticano il miglior gioco del campionato e anche se c'erano pochi spettatori oggi a Luigi Ferraris, chi c'era si è divertito veramente. Vialli, guardate cosa riesce a fare. Poi passa questa palla a Salsano che di sinistro segna la prima rete, 1-0. Rossi è stato sfortunato in questa occasione. Rossi è il portiere del Cesena. Poi ancora Vialli, bel pallone al centro. C'è Viercolo di piatto, di destro ed è 2-0. Questi due gol presi nei primi 20 minuti hanno fermato un po' il Cesena, che si fa vivo con Lorenzo e impegna Bistazzoni in una difficile parata. Cesena che ha accusato questo colpo, anche se ha reagito con orgoglio e sempre con determinazione. Mancini, siamo passati nel secondo tempo, Armenise lo ferma così ed è calcio di rigore. Mancini contro i ricordi precedenti, i rigori sbagliati in azzurro e in blu cerchiato, segna e lo stadio esplode di gioia e di soddisfazione. Generoso Cesena, Rizzitelli, tiro rete, 3-1. Combatte ancora il Cesena, ma su questa azione in contropiede, Mancini, che è perfettamente in gioco, segna il gol del 4-1. Siamo maturi perché direi nella squadra ci sono giocatori che giocano in nazionale, anche se siamo giovani, però abbiamo 3-4 campionati a livello di Serie A, per cui non siamo più ragazzini e siamo maturi al 100%. Così Fausto Salsano, anche se Boscov, l'allenatore blucerchiato, non è del tutto d'accordo. Nonostante i 4 gol ha visto una flessione, non ha tutti i torti, ma la perfezione non è di questo mondo. La Sampdoria 87-88 è comunque una bella realtà, è una delle poche squadre in grado di contrastare il Napoli e rendere quindi interessante un campionato che sembra volgere a favore dei partenopei. Con qualsiasi squadra si confronti alla Sampdoria a tenere palla, a decidere il gioco, ad imporre i diritti della classe. Salsano sblocca, così, su invito di un Vialli incontenibile. 2 minuti appena, la difesa del Cesena va in affanno, ne approfitta Viercovo, quest'anno puntualissimo ad inserirsi, e sì che è uno stopper, e si va sul 2-0. A questo punto mollerebbero le gambe a chiunque, anche se l'ex Lorenzo prova a ridurre le distanze, bravo anche Bistazzoni. Il tempo si chiude con questo numero alla Maradona di Salsano, come a dire, i bravi sono anche in casa nostra. Secondo tempo ed è ancora Sampdoria, va via Mancini ed Armenise lo stende, altro non può fare. Famoso per gli errori dagli 11 metri, gemello in tutto con Vialli, Mancini questa volta ce la fa. Sul 3-0 la Sampdoria si riposa per una quindicina di minuti e il Cesena ha un sussulto. Bravo Lorenzo e bravissimo Rizzitelli con questo gol in diagonale alla sua maniera. Ma a concludere lo spettacolo è Mancini che fa il suo ennesimo silenzioso ma concreto invito ad Azeglio Vicini per una maglia azzurra da titolare con questa sgroppata e questo gol. Ed è 4-1 e secondo posto con la Roma.